a Santo Domingo. Ha detto: io ho i miei soldi, la mia pensione, eccetera, eccetera, voglio vivere tranquillo a Santo Domingo. E noi lo abbiamo, ci siamo collegati con lui, con Santo Domingo. Buonasera, Giambattista. Buonasera, avvocato. Ciao, Giambattista. E quindi, come vedete, siamo passati da una parte all'altra del mondo, facciamo un ping pong tra l'altra parte del pianeta, e questo ci fa davvero felici. Questo. Allora, Giambattista, ecco qua, come va là? Come te la passi? Bene, bene, qui è, la vita è caraibica sempre, qui non cambia mai niente, quasi. Diciamo che si sente, non si sente il Covid, la gente esce comunque sempre con la mascherina nel fronte, però sai, qualcosa è chiuso, diciamo che i ristoranti hanno il problema dei posti a sedere, si limitano, no? Si adeguano, sono chiusi per esempio i teatri, sono chiusi i casinò. Questo sì, però le spiagge hanno riaperto tutto. Una domanda te la voglio fare, perché tu spesso, noi siamo amici da anni su Facebook, io guardo tutte le tue fotografie, vorremmo mandarne alcune, però quando ti vedo con quelle aragoste, io, con quel pesce così eccetera, dico, sono i momenti in cui ti invidio particolarmente. Perché lì Non si può esagerare, il problema dell'aragosta è il colesterolo. Si possono mangiare, sono buone, ce ne sono tante e a buon prezzo, però il problema è che specialmente alla mia età poi il colesterolo incomincia ad aumentare e incominciano i problemi. Senti Giambattista, poi io approfitto, perché Giambattista per me è una persona cara, ma sua sorella è una donna straordinaria a cui voglio molto bene, Anna Maria. Spero che sia Maria. L'hai avvisata che sei in diretta, ci sta guardando? Sì, Anna Maria. L'ho avvisata. Benissimo. Anna Maria, sia Anna Maria che Pino sono persone a me molto care, il cognato è Pino, Anna Maria è una donna straordinaria, favolosa, quindi sono contento di averti, di aver fatto anche questa sorpresa a lei, alla tua famiglia che ti sta guardando in questo momento. Grazie. Senti, Antonio, grazie. Tu ti ho fatto una domanda l'altro giorno, ho detto come la stai vivendo lì? Ha detto: Antonio, ma qui non sappiamo nemmeno se hanno fatto i tamponi, se si fanno i tamponi, non sappiamo quanti contagi ci possono essere, perché pochi tamponi si fanno lì, mi sembra. Fino alla scorsa, lo scorso anno, che c'era la vecchia Repubblica, che è cambiato il presidente, è cambiato il governo a metà dello scorso anno, il ministro della salute pubblica dava notizie giornaliere come facevano in Italia, si collegavano, davano vivi, morti, infettati e non infettati, e da quando c'è stato il nuovo presidente hanno rallentato, hanno proprio cancellato i collegamenti televisivi e davano solamente gli infettati giornalieri. Da un po' di tempo, da 2 o 3 mesi, neanche quelli, quindi tutto tace. La gente comunque è sempre accorta, no? Ha sempre timore, no? Però è tutto aperto qui, per strada la gente è pieno, non si sente. Ma le mascherine le indossate regolarmente? Vengono indossate la mascherina solamente, ecco, perché usano la mascherina, solo per quello. Per il resto niente. Io leggo qualche commento, qualcuno mi sta scrivendo: sì, parli delle aragoste, non parli delle belle donne che stanno a Santo Domingo. Va bene. Senti, tu da quanto tempo manchi da Martina Franca, dall'Italia? Non molto, da ottobre 2019. Dovevo stare lì l'anno scorso per il compleanno di mamma, che compie quest'anno ad aprile 99 anni, e spero se aprono i voli di venire, però sai, è tutto bloccato per ora, non ci sono voli. Magari organizzeremo una bella festa per i 100 anni, per i 100 anni. Senti, ma mamma ha prenotato il vaccino? Intanto, se nulla di Anna Maria ti ha parlato, farà il vaccino, se e quando?
Dovrebbe farlo, solamente che si sono messi d'accordo col dottore perché dovrebbe andare a casa, perché mamma, tu sai che ormai non esce più da quel tempo. Lo so. Sì. Quanto ti manca? Farlo, ancora non si sa. Si dovrebbero mettere d'accordo col dottore di famiglia per andare a casa a farlo. Beh, Paolo, sarebbe bene farlo, insomma, via. Allora apri il microfono, Paolo, intervieni anche tu, dacci l'onore. Sì, no, c'è anche adesso, prima verso Santo Domingo, verso questi paradisi che una volta erano solamente paradisi fiscali, adesso sono paradisi nel vero senso della parola, ma la gente italiana, i pugliesi in particolare stanno scoprendo anche per l'emergenza economica la possibilità delle isole, nelle isole nel Pacifico, e quindi parlo delle isole praticamente oltre la Tunisia. C'è questa necessità, questa nuova emergenza che non è solamente sanitaria, è anche economica, quindi tanti pugliesi e purtroppo so anche tanti martinesi stanno andando alle Gran Canarie, alle isole Gran Canarie, a Tenerife, ma per motivi di lavoro. C'è chi preferisce fare smart working stando quasi in vacanza, ma c'è gente che sta di nuovo emigrando oltreoceano perché la crisi sanitaria ha portato con sé anche crisi economica, tante aziende stanno chiudendo e tanti pugliesi stanno purtroppo tornando ad emigrare. Mi ha fatto piacere rivederti, Giambattista. Anche a me. Voi vi conoscete. Il problema, sai, è che qui chi decide di venire a viverci non sono più i tempi passati dove si viveva con pochi soldi. Qui la vita è diventata cara. Sì, molto 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 cara, diciamo che all'incirca, se non superiore a quella nostra italiana. Tutto il mondo si fa paese. Non si vive, no, sono tutte chiacchiere quelli che dicono che vivono con 500 1000 euro al mese. Qui non vivi con 1000 euro al mese e devi lavorare. No, assolutamente. Per questo la gente credo che stia emigrando verso la Tunisia, il Marocco, questi posti per lavorare. Più vicini per lavorare. Qui vengono in vacanza, parecchi vengono in vacanza, ma in vacanza si sta bene. Io non so se riuscite a vedere, ho cercato di mandare una foto che mi ha mandato Giambattista su WhatsApp per farvi vedere le spiagge che ci sono lì, che sono straordinarie e belle. Tu però non sei molto abbronzato, a quanto pare. No, veramente non è che sto andando al mare spesso in questo periodo. Senti, ma ora lì che ore sono? Sono le 13:47, precise. Hai già pranzato o devi pranzare ancora? No, devo pranzare. Sono in procinto. Allora facciamo così, vi facciamo salutare un altro, perché lo vedo che sta è ancora in linea e lo rimando. Maurizio, eccolo qua. Maurizio, dimmi. Voi vi conoscete, allora abbiamo due punti diversi del mondo. Maurizio, non so se ti conosci con Giambattista. Ma sono stato in Santo Domingo parecchie volte, anche a trovare Italo Angelini, che vive lì a Santo Domingo. È una nazione bellissima, davvero molto molto bella, la Romana e tutti i bei posti, quindi ho sempre sognato di andare lì un po' anche in pensione, però purtroppo qui in Florida, grazie a Dio, abbiamo gli ospedali migliori al mondo, quindi quando ci si invecchia ci si pensa due volte prima di spostarsi, tutto qui. Mi fa piacere vedere questi italiani. Anche qui la sanità non è male. Solamente che è tutto a pagamento, naturalmente, come quella americana. Sì, se non sì, c'hai sì. Il seguro, l'assicurazione, sono problemi. Volevo dirti un'altra cosa. Maurizio, c'è qualcuno che mi ha scritto che vuole la ricetta della tua famosa salsa. Non ho capito bene di quale salsa parla. Qui quando sono venuto qui in America, nel ristorante, servivamo le insalate come alla fine del pasto, invece qui gli americani mangiano l'insalata prima del pasto, e allora vogliono, io all'epoca insomma servivo soltanto olio aceto, invece qui hanno questa mania di usare il dressing,
che sono praticamente tutti fatti a base di maionese, insomma. Allora un giorno, così giocando un po', scherzando un po', ci è cascato una mezza bottiglia di liquido affumicato e ha dato un sapore favoloso. Come tutte le ricette vengono su da sorprese. E allora niente, la gente ha cominciato a chiederla e la imbottigliamo qui, facciamo oltre 55 galloni alla settimana, vendiamo tantissimo anche su Amazon e adesso insomma grazie al fatto che c'è, grazie insomma, il Covid ha creato tutta un'altra fascia economica per quanto riguarda l'alimentazione. Qui il nostro 65% della ristorazione adesso è basata sul take out. Qui nel mio ristorante abbiamo 3 compagnie di delivery, abbiamo Uber, abbiamo Byte, un'altra compagnia, quindi stiamo cambiando, ci sta molta evoluzione in questo campo. Come si era già detto 20 anni fa, ricordo che sono andato al Chicago Food Show e già all'epoca dicevano che la ristorazione sarebbe diventata il 63%, sarebbe diventata soltanto for take out. È quello che sta succedendo, quindi gli operatori che sono stati pronti a trasmettere questo ai propri clienti, stiamo bene, insomma, siamo mandati molto bene a galla. Poi c'è il fatto qui che abbiamo un governatore anche con cognome italiano, bravissimo, che ci lascia fare quello che vogliamo, quindi insomma abbiamo tante agevolazioni, il business va molto bene, grazie a Dio. Senti, il mio amico e ormai il nostro collaboratore Salvatore Perillo, che tra l'altro è fidanzato, il compagno di Marinella, che sì, è cugino di tua mamma, mi sembra di aver capito. Sì, cugino, la figlia. Cioè, mamma di Marinella è cugina appunto di tua madre, quindi sì. Salvatore ti sta salutando, ha mandato un messaggio che ti saluta. Difatti Marinella è stata qui anche da me un paio di anni fa e le è piaciuto tantissimo. Abbiamo un paio di martinesi qui a Sarasota, c'è la famiglia Nigri e altre compagnie, poi è venuto giù mio cugino Martino Bello che si è innamorato e non è andato più via. Scusa, si è innamorato di una donna o della Florida? Non ho capito. Della Florida, cerchiamo di essere un po' concisi perché non voglio causare problemi. No, E niente, la Florida è stato sempre il sogno di tutti gli americani, difatti per tanti anni era chiamata il cimitero degli elefanti. Questo è stato il sogno di tanti americani a venire qui in pensione, specialmente i canadesi anche. E adesso ultimamente no, invece è stato un boom di tanta gente giovane grazie all'internet. C'è gente che possono mandare avanti il loro business tramite stando al sole qui in Sarasota e avere un business a Londra, in New York, quello che sia. Quindi la Florida c'è un boom economico da far paura. Abbiamo quasi 2.000 persone che ogni giorno vengono qui a vivere. Ci sono tantissime persone a New York, da Chicago, dalla California, che tutti vengono qui a vivere qui in Florida. Senti Maurizio, io non so se posso permettermi di entrare un po' nella tua vita privata, se me lo consenti. La storia di Maurizio è davvero, un giorno magari mi permetterò di scrivere un articolo, una storia su Maurizio. Lui, pensate, ha aperto il primo ristorante che aveva 23 anni, con tanti compromessi e problemi di lingua. Dopodiché ha aperto altri ristoranti e consulenza nell'ospitalità business. Negli ultimi anni si è data all'edilizia perché in Florida sembra essere molto redditizia. Un fatto drammatico è stato che lui ha perso la moglie qualche anno fa di cancro, ma rimane una persona ottimista e andare giù è un lusso. Senti, tu hai anche dei figli che ormai sono grandicelli, mi sembra, Maurizio, giusto? Beh, ho 3 figli, 2 vivono a New York, a Brooklyn, uno lavorava per la Vice News, l'altro era nel teatro, e purtroppo adesso è chiuso ed è ritornato a scuola per fare dei master in business. Poi ho un figlio giovanissimo, 21 anni, che vive a Londra e ha intrapreso la carriera da chef. È stato in Italia per un anno, poi in Francia, ha studiato un po' poi con i grandi chef italiani e poi è ritornato.
ha lavorato sulla Quinta Strada con Giorgio Armani, ha aperto il primo ristorante italiano alla Quinta Strada a New York, e adesso insomma va alla grande. Senti, c'è tua cognata che ti saluta, Geppi, che è un'altra a cui voglio molto bene, è Pina praticamente, tutti la conoscete, Martina. È il suo compleanno, sì. Io ricordavo ieri, invece oggi? Forse era ieri il suo compleanno, non oggi. Comunque poi ce lo spieghi, Pina. Pina c'è la differenza di orario, Ma noi, ecco. Noi siamo molto più rilassati. È ieri, no, Pina è sposata con il fratello di Paolo, Maurizio, sì. Con Paolo, che conosco anche lui da ragazzino. Diciamo anche che Pina ha un forno di fronte al Teatro Nuovo di Martina Franca, un panificio, quindi facciamo anche un po' di pubblicità gratuita alla mia piccina, perché Pina in qualche modo la sua vita è passata anche dalla mia famiglia, quindi mi fa molto piacere poterla salutare. È oggi il compleanno, scusami, hai ragione, è oggi, avevo ragione, perché forse te li ho mandati in anticipo gli auguri, forse te li ho mandati ieri, pensato che fosse ieri. Va bene, allora Giambattista, come vedi c'è un proverbio che dice il mondo è piccolo tutto sommato, no? Stasera noi l'abbiamo percorso, Paolo, vero? Siamo passati da una parte all'altra, dalla Francia all'Inghilterra. Come inviati di Puglia Press e TV nel mondo. Cioè, guarda, è incredibile. Salutiamo anche Paolo Conserva, che ti saluta, che ti dice che sei una grande persona. Si ricorda che prima che tu andassi via, qualche mangiata ve la siete fatti insieme. E non so poi chi di voi abbia mangiato di più, perché lui è magro magro, ma secondo me lui ha un verme solitario che gli permette di assimilare. Ma all'epoca era un trend essere grassi, lui ancora per alcune persone. Comunque... No, a me la cucina mi è sempre molto piaciuta, specialmente quella di Martina, è una grande cucina, poi amo tantissimo la cucina pugliese perché la semplicità dei nostri ingredienti è una cosa incredibile, quindi mi fa piacere sentirvi e fare questo mondo più piccolo, specialmente adesso in questo periodo un po' di depressione che c'è in giro. È un grande, una grande, grande roba bella che stai facendo, Antonio, ti faccio il migliore. Si è bloccato un po' il collegamento, ripeto, siamo dalla Florida, mentre abbiamo Giambattista. Giambattista, senti, ma lì voi la pasta la mangiate? Perché non so se poi conservate quella che è la tradizione culinaria italiana. La pasta la mangiate o mangiate solamente secondo pesce? La pasta qui la mangiano tutti, amano anche loro, la mangiano scotta veramente, però la mangiano sempre, sì, è un piatto che loro gradiscono, i domenicani amano la pasta, amano, sì, però la mangiano un pochino diversa da noi, per esempio, non mettono, a noi ci piace abbondante di sughi, no? I nostri sughi famosi, certo. Invece loro mettono latte, carne dentro, verdura, usano altri impiasti. Allora, che a me non piacciono, però abbiamo un minuto di tempo, perché stasera dobbiamo essere rigorosi alla chiusura, un minuto di tempo, io stavo prolungando perché dovevamo avere un altro collegamento, aspettavamo con Tirana, perché a Tirana abbiamo un altro martinese, Doc, che è un pasticcere, che forse Maurizio conosce, Onofrio Campobello. Sì, conosco molto bene. Dobbiamo avere Onofrio Campobello, probabilmente avrà avuto qualche problema, ma ripeto, noi ogni mercoledì ci collegheremo con il mondo, faremo una trasmissione speciale dove cercheremo di sostituire al contagio del Covid il contagio della positività, perché qualcuno diceva ma voi date sempre notizie negative, invece no, e magari verremo a bussare ogni tanto da Giambattista, che ci farà vedere qualche cosa. Giambattista, dobbiamo cercare perché a quest'ora praticamente si può andare anche fuori, magari faremo un collegamento col telefonino, ci fare vedere in diretta le bellezze, non pensare a male. La prossima volta mi trasferisco verso il mare, oppure al centro qui della città. Bene, dove abbiamo dei bei posti da vedere. Benissimo, Maurizio, la casa, stessa cosa, per esempio la casa di Colombo, queste cose qui.
Benissimo, stessa cosa faremo. Mamma come sta, Maurizio? Mamma sta poco bene ultimamente, comunque papà è sempre forte, quindi hanno, come si dice, supporto, reciproco supporto, quindi stanno abbastanza bene, sì, sì, nonostante tutto. Sì. Mi mancano perché è quasi un anno e mezzo che non vado a Martina, però purtroppo se ci vado a Martina poi perdo un paio di settimane al rientro e all'andata. Quindi per la quarantena. Non, sì, sì, non posso farlo. Quindi aspettiamo il momento giusto di ritornare, tutto lì. Benissimo, possiamo chiudere allora questa puntata. Intanto Giambattista, ci vediamo, ci sentiamo, ci risentiamo, noi ci sentiamo, okay. Ci sentiamo ormai quasi tutti i giorni. Paolo, auguri, auguri. Grazie Antonio.